Buonasera amici appassionati del campionato di Serie I e ben ritrovati allo Spezia Park. Wine Tip e Spiralit sono schierate al centro del campo e sono pronte ad affrontarsi in questa quarta giornata del campionato di seconda divisione. Leggiamo subito gli schieramenti delle due formazioni Wine Tip con Belomonte, Cannavacciuolo, Dragoni, Fiore, Fiorentino, Romanelli e Taffa. Spiralit invece con i soliti noti Brambilla, Carrera, Chianetta, Corno, Corradini, Paglialonga, Pappano e Rodella. Dirigerà l'incontro il signor Luca Calaiò con assistente speciale Angelo Bonfrisco. Si comincia dunque con Wine Tip Spiralit. Dragoni prova a passare, c'è Chianetta alle sue spalle, Paglialonga fa buona guardia e poi con il sinistro centra l'angolino, dedica il gol a Gigi e segna il gol del vantaggio per i suoi, 1-0. Chianetta, gran numero in mezzo al campo, ne salta tre, passaggiano Luke, Brambilla controlla e non sfrutta, pieno questo assist. Chianetta in mezzo e l'autogol sfortunatissimo di Wine Tip. Il tocco per Cannavacciuolo che controlla e calcia, 2-1 Wine Tip, ancora viva. Gran palla questa, opportunità per Dragoni, il tocco facile per Belomonte che la mette dentro, forse con il ginocchio, 2-2 il pareggio di Wine Tip. Carrera perde palla, il sinistro di Dragoni che non c'entra di poco lo specchio della porta. Palla dentro, Cannavacciuolo con il mancino, segna il gol del 3-2, rimonta completata per Wine Tip. E finisce qui il primo tempo, Wine Tip 3, Spiralit 2. Si comincia con il secondo tempo di Wine Tip Spiralit, 3-2 il punteggio. Recupero e palla all'angolino, il gol di Rodella, 3-3, Spiralit raggiunge il pari. Rodella va via, va in porta, bravissimo, sul primo palo riesce ad opporsi Taffa. Palla per Brambilla che calcia, super Taffa, col mancino serve il suo compagno, ancora Taffa, decisivo in questa uscita. Brambilla di prima intenzione, scarica in porta, il gol del 4-3. Perde palla Wine Tip, numero di Paglialonga, miracolo vero di Taffa. Palla in mezzo, Wine Tip non molla, Corradini riparte, palla al piede, il numero 7 capitano in azione solitaria, segna il gol del 5-3, chiude definitivamente il match. E finisce qui dunque triplice fischio, 5-3 per Spiralit.